Abbiamo il primo ospite di giornata, l'amico che di tanto in tanto andiamo a disturbare e a consultare, il direttore di Libera Radio, Federico Lacche. Ben trovato, Federico. Ciao Moreno, buongiorno. Saluta anche Paolo, perché sennò si offende, Federico. Perché non vi vedo, quindi sento solo le vostre voci. Beh, c'è anche Paolo, ecco. Metti leggermente più in alto la telecamera, perché c'hai un po' la fronte tagliata. Beh, un pochino meglio, perché sai, non c'è da vedere niente, o te la fronte c'è poco qua, ecco. Ok. Però sì, è un problema che abbiamo tutti qua in studio. Federico, sei ancora un po' tagliato, ecco così. Adesso molto meglio, molto meglio. Così va meglio. Benissimo, Federico, okay. Ti ringraziamo per la tua presenza questo lunedì qui in diretta a Made in Boa Radio TV. Sai che ti consultiamo di solito per argomenti che hanno a che fare con la tua esperienza di giornalista e di direttore di Libera Radio, a parte qualche giorno fa quando ti sei dimostrato anche particolarmente esperto di pugilato storico, ma anche di quello odierno, quindi sei diventato un po' anche il nostro esperto di pugilato, oltre che di sempre lotta è che oltre alle notizie relative alle mafie, di questo che stiamo parlando. Ti volevo far ricordare anche che il 21 di marzo, mi sembra, è stato celebrato una sorta di anniversario, perché veniva ricordata appunto Libera Radio e Libera in generale. Libera, non Libera Radio, che invece nasce nel 2007, mi dà l'occasione per ricordarlo, nasce Libera Radio nel 2007, no? Diciamo che nel 95 nasce Libera e poi un po' più tardi, subito dopo, Libera comincia la sua prima grande rivoluzione, quella sostanzialmente di dar voce ai familiari delle vittime, di cui sostanzialmente non si parlava. Ogni 21 marzo è diventata giornata proprio nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie, quindi diciamo che da adesso non ricordo il numero, devi perdonarmi, ma insomma sono oltre 25 anni, 26, 27 anni, adesso non ricordo perfettamente, si tiene questa giornata proprio nel primo giorno di primavera. Poi diciamo nel corso di diversi anni si è tenuta il 20 piuttosto che il 21, a seconda se capitava di sabato o domenica. Quest'anno e l'anno scorso non c'è stato problema di questo tipo, perché si è tenuta sostanzialmente a distanza, online, no? Visto l'impossibilità di aggregarsi. Importante, una giornata importantissima. Quello che mi chiedo, vista la tua domanda, appunto, giornata in ricordo e impegno nei confronti appunto di questi temi che Libera insieme al servizio pubblico lancia ogni anno, mi chiedo io a questo punto a chi interessa questa giornata, a chi interessa il tema delle mafie. La giornata del 21 marzo è, come dire, io la paragono sempre a quelle che sono alcune mie consuetudini, no? Io intanto non sono naturalmente per le celebrazioni, questo lo sapete, tuttavia queste giornate sono importantissime. È come quando andiamo, ognuno di noi immagino che abbia questi momenti, io ce li ho per esempio perché 2-3 volte l'anno salgo a Sabbiuno, mi fermo da solo, rimango lì, è un monumento, è il ricordo, è storia, è un momento importante della nostra storia che vado a ricordare, è un monumento, ecco, questo ed è importante la riflessione su quanto accade, non occorre che sia in quel giorno specifico o se sia tutti i giorni dell'anno, l'importante è che ci sia questa memoria collettiva e questo ricordo personale. Ecco, il 21 marzo è un monumento sonoro, no? E però ci chiediamo a chi interessa, perché ecco, a tutti gli effetti la domanda, Fede, è un po' questa, ed è una domanda che si allarga a invece una notizia di cronaca, ecco, a chi interessa, ce lo siamo chiesti, se lo chiedono anche alcuni vostri colleghi giornalisti come Iacona. Si parla di un processo veramente molto importante, quello che si svolge in Calabria, il Rinascita Scott. Ecco, è un processo enorme che non riguarda solo la malavita organizzata, ma riguarda parti dello Stato che sono all'interno di questo processo, Federico. Ecco, se ne parla poco, non tanto
sulle prime pagine, che sono occupate, lo dicevamo anche stamattina, ormai da un anno dalla problematica della pandemia, ma se ne parla proprio anche all'interno. Ecco, quindi la domanda che ti facevi è una domanda neanche tanto banale. No, è la domanda che ci facciamo tutti noi che di questi temi ci occupiamo invece. Iacono ha fatto un lavoro stimabile. Pochi sanno di cosa si tratta quando si parla del processo Rinascita Scott. È un processo importantissimo, imponenti sono le misure di sicurezza poste all'inizio di gennaio nell'aula bunker di Lamezia Terme. Questo la dice già lunga sull'entità di un processo, però sistematicamente ignorato dai media e quindi di conseguenza dall'opinione pubblica. Iacono ha fatto un buon lavoro, ha fatto il suo lavoro di giornalista, però immediatamente sono scattate le polemiche. Allora, io non voglio naturalmente entrare, prima di rispondere alla tua domanda, non voglio evaderla naturalmente nelle polemiche che ci sono state, non si poteva fare perché sono stati resi noti dei dati. Allora, andiamo proprio a sintesi massima. Questo è un processo, vi dico qualche numero, 355 imputati, tutti affiliati alle cosche calabresi, è il secondo processo a un'organizzazione criminale mai celebrato dopo il maxi processo a Cosa Nostra nell'86. Allora, la RAI, che oggi è al centro e anche internamente fa polemica, ma è al centro delle polemiche, vuoi delle camere penali, vuoi della stessa associazione dei magistrati, e insomma, la stessa RAI all'epoca, nell'86, fece un lavoro monumentale riprendendo tutti i giorni da quell'aula bunker del Lucerdone quel processo, mandando in onda tutti i giorni un pezzo di quel processo. Oggi si sta facendo di questo caso e in particolare del lavoro del giudice, del procuratore Gratteri, si sta facendo un caso che è scandaloso. Le persone hanno necessità e devono essere informate su un fatto di questo tipo, naturalmente rispettando quelle che sono le regole di ingaggio dell'informazione rispetto agli atti processuali e agli atti, diciamo, delle ordinanze di custodia cautelare. Però è un processo che coinvolge, vi dicevo i numeri, ha coinvolto 2500 uomini delle forze dell'ordine, 479 soggetti coinvolti in tutta l'inchiesta, 438 capi di imputazione, 913 testimoni, 58 collaboratori di giustizia, 14.000 pagine di ordinanza di custodia cautelare della Direzione Distrettuale Antimafia, 5 anni di indagine. Come hai detto tu, un'indagine che scoperchia un vaso dentro al quale sono celati rapporti tra mafiosi, uomini dello Stato, servitori infedeli dello Stato, della pubblica amministrazione, finanza, professionisti, imprenditori, massoneria, tra parentesi, deviata, la diciamo così non ci denuncia nessuno, insomma un mondo in cui criminalità organizzata e istituzioni hanno dato vita a degli ibridi. Allora, è un processo che non è solo cronaca giudiziaria, è una questione di democrazia, di libertà che riguarda tutta l'Italia questa, per cui bisogna parlarne, è fondamentale per mille motivi. Ecco, noi siamo qui, caro Federico, tanto buongiorno di nuovo, siamo qui appunto a parlarne, tu lo stai facendo, stiamo raccontando e stiamo testimoniando appunto di questo maxi processo di Lamezia, che per numeri, per imponenza appunto è secondo solo al più famoso maxi processo contro Cosa Nostra, che inaugurò anche una stagione importante. Però ci sono dei però. Allora, tutto questo e queste luci spente avvengono per colpa, per dolo, ma anche per situazione. Cioè, noi abbiamo un paese che è ovviamente monopolizzato dalla questione pandemia e quindi tutta l'attenzione, non solo mediatica, purtroppo qui vado anche nel personale, no? Delle persone, nelle situazioni, quanti pensieri rivolgiamo noi ogni giorno, no? Alla questione pandemica e quanto a tutto il resto, no? Questione mafie comprese. Questo non è un bene, è una constatazione. L'altro dato su cui però vorrei interrogarti è questo. Con questo processo ovviamente si cerca di far luce su una situazione, su un'articolazione di situazioni molto gravi, in qualche modo appurate.
Quello che è ancora più inquietante, oltre al silenzio sui maxi processi, è il silenzio su quello che stanno attualmente facendo le mafie, perché in periodi eccezionali come questo, no, è ipotizzabile che le mafie, che sono grandissime organizzazioni, giochino dei ruoli e si adattino al tempo e al problema. E in realtà anche su questo piano abbiamo una assenza di indagine di, e soprattutto di informazione, no? Sì, possiamo presupporre che ogni tanto viene fuori che le mafie stiano facendo da banche occulte, soprattutto per tutte quelle attività che non riescono a reggere e che quindi si stiano infiltrando ancora di più nel tessuto. Però anche di quello che sta succedendo attualmente, no? Di come le mafie si stiano sviluppando e si stiano adattando all'anno pandemico e alla pandemia, non se ne parla. Tu ci puoi dare qualche ragguaglio, qualche analisi che magari non passa nei grandi media, ma che tu sei stato in grado di leggere, di conoscere, di approfondire? Intanto puntualizzo una cosa che dicevi, effettivamente non c'è un grande rigore di informazione su questi temi, anche perché ancora le informazioni, diciamo così, nello specifico non girano moltissimo. Ci sono già però tutta una serie di inchieste che sono state aperte da Parma Business ad altre, legate proprio alle attività, ai business delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, non solo, anche sistemi criminali in generale, sul tema di pandemie e mafia, se questa è la domanda che un po' mi facevi. Io sicuramente credo che ci sia da certi punti di vista una recrudescenza su certi temi, voglio dire, c'è una situazione in cui le attività commerciali, soprattutto alcune attività imprenditoriali anche, versano in condizioni di fortissima crisi. Non sono certo io a scoprirlo, diciamo, dopo un anno e più di pandemia e quindi di difficoltà economiche. Ecco, il tema è quello che si prefigura un po', non sono io a dare questi termini, sono dei colleghi che stanno analizzando, hanno analizzato, come sto facendo anch'io, queste situazioni, una sorta di grande market che si apre, di grande supermarket che si apre alla incredibile possibilità finanziaria, economica e quindi di acquisizione, seppur con indebiti arricchimenti, no? Illeciti arricchimenti da parte delle organizzazioni criminali come capitali d'origine. Insomma, è un mercato che si apre e si offre alle possibilità di chi ha denaro, rilevare attività, inserirsi all'interno di aziende, usandole magari come cartiere per le false fatturazioni, piuttosto che per giri di per evitare, diciamo, per riciclare, per reinvestire, diciamo, il denaro. Basti pensare a quello che accadde la notte della caduta del muro di Berlino, la celebre telefonata intercettazione in cui un 'ndranghetista parlava con un altro che stava a Berlino, gli diceva: ecco, passa dall'altra parte e comincia a comprare tutto. Ecco, questo è un po' è il tema che le pandemie fanno emergere. Intanto quello dell'acquisizione ancora più spinta, ancora più forzata di pezzi e di settori della nostra economia. Dall'altro c'è tutto il tema del welfare sociale, ovvero del welfare mafioso, ovvero della situazione in cui le organizzazioni criminali, i boss, soprattutto in certi territori dove le associazioni criminali hanno riempito vuoti lasciati dalle istituzioni dello Stato, si configurano come quelle entità capaci di poter in qualche modo risolvere i problemi di liquidità, problemi proprio di urgenza materiale e immediata di intere comunità che sono lasciate. Adesso lasciamo appunto stare il tema dei grandi investimenti, delle grandi cifre e somme che si riverseranno sul nostro paese, per fortuna, dico io. Non faccio certo come il quotidiano tedesco che diceva: attenzione a dare i soldi all'Italia perché ci sono le mafie. Attenzione a non darli,
direi io, perché se non li dai è allora il problema più grosso, perché le mafie ce li hanno i soldi per investire, la loro carica eversiva risiede proprio in questo. Rinascita Scott, uno degli elementi che fa emergere è proprio questa capacità di diffusione, pervasione, aggressività sul territorio, capacità di incidere nelle economie, perché insomma è capace anche dalla forza impressionante dei capitali che può utilizzare, no? Ecco, la pandemia, infine concludo rispetto alla tua domanda, non fa che esacerbare tutte le difficoltà già presenti prima, tutte le criticità già presenti prima. Il tema della sicurezza nel nostro paese, il tema delle mafie, è sempre stato qualcosa che andava uno da una parte e uno dall'altra. Per noi sicurezza nel nostro paese, titoli di giornali, nostra attenzione come giornalisti, l'immigrazione. Ecco, se noi avessimo spostato il tema della sicurezza sul tema delle mafie, saremmo già un pezzo un po' più avanti. Ecco Federico, questo super processo, e questa potrebbe essere l'ultima domanda, perché mi piacerebbe poi portarti anche negli ultimi minuti che ci rimangono a parlare di qualcosa che sta accadendo a Bologna, mi sembra che ti vorrei appunto fare sottolineare, fare evidenziare. Ecco, per quello che riguarda questo grandissimo processo, di che luoghi si parla oltre che della Calabria? Cioè, dove andiamo a parare quando si racconta di questo super processo in Calabria? Naturalmente non rimaniamo solo in Calabria, l'hai appena detto, si parlava prima e parlavi prima di quella telefonata veramente clamorosa che dovrebbe farci proprio pensare e far capire a che livello lavorano queste associazioni a delinquere, ecco, dicevi di Berlino. Ecco, in questo caso dove si va a parare quando si narrano e si vanno a leggere le carte di questo processo? Il processo è sostanzialmente incardinato sulle 'ndrine, sulle società e sulle, diciamo, sulle organizzazioni nella zona di Vibo Valentia soprattutto, no? I personaggi che girano, però è chiaro che la caratura dei personaggi appunto che girano in questa vicenda e le stesse vicende che vengono suscitate da questi personaggi fanno arrivare questo processo ben oltre, se non ai confini geografici, ma almeno ai confini tematici. Io voglio solo ricordare un protagonista che ha già ricordato ampiamente in quella bella trasmissione Riccardo Iacona, si parla dell'avvocato ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli, che è una figura centrale del processo. Ecco, su di lui grava un'accusa che è quella di concorso esterno, in quanto lui dall'81 è l'avvocato di Luigi Mancuso, il supremo, cioè l'imputato mafioso di punta di questa inchiesta Rinascita Scott, è il boss ndranghetista che comandava tutte le locali rendrine di Vibo Valentia e della provincia. Vi faccio solo un esempio, alcuni esempi, un paio di esempi giusto per capirci. Una delle cose che si emerge dalle carte, che emerge dai dati che si leggono all'interno dell'ordinanza di custodia cautelare, è per esempio una telefonata abbastanza inquietante in cui l'avvocato Pittelli sta parlando con un paio di persone al telefono e a un certo punto dice: guarda, sto leggendo, ve lo leggo pari pari, sto leggendo questa storia che hanno riportato, è del 2018 questa intercettazione, questa storia che hanno riportato sul Fatto Quotidiano della trattativa Stato-Mafia. E lui, l'uomo con cui si sta rapportando dice sì, e Pittelli dice: Berlusconi è fottuto. Ma allora l'altro gli fa: ma più di 80 anni, e Pittelli: però Dell'Utri, ragazzi, Dell'Utri, io lo so, perché Dell'Utri, la prima persona che contattò per la formazione di Forza Italia, fu Piero Maglia, Gioia Tauro. Non so se ragioniamo, tu pensa che ci sono due mafiosi in Calabria che sono i numeri uno in assoluto, uno è del Vibonese, l'altro è di Gioia Tauro, uno si chiama Giuseppe Piero Maglia, l'altro si chiama Luigi Mancuso, che è più giovane, forse più potente, io li difendo dal 1981, cioè sono 37 anni che questi vivono qua dentro, pazzesco. L'altro giorno ci pensavo, dico 37, e questo è un aspetto, no? Che viene fuori. Poi ci sono gli aspetti legati a alcuni pentiti che stanno parlando, ne sono tantissimi, decine e decine di pentiti, vi dicevo prima. C'è Spatuzza, uno dei pentiti che ha poi riportato, come dire, la verità all'interno del processo, dei processi
per la strage di Via D'Amelio, che racconta di come l'Ndrangheta sia stata coinvolta nelle stragi del 93. Ma poi ci sono ancora altri fatti che, come dire, inquietano, no? Dal punto di vista che forse mi stavi chiedendo tu, più sull'aspetto, diciamo così, geografico, no? C'è una vicenda che è quella della Valtour, di una località della Calabria, Nicotera Marina. Ecco, questa vicenda è diciamo emblematica, non so se ho ancora tempo per parlarne, dimettitemi voi, fermatemi. Mancano 2 minuti, caro Federico, se riesci. Se riesco a dirvela, una vicenda che è abbastanza emblematica, dimostra la vicinanza criminale, diciamo ipotizza la vicinanza criminale dell'avvocato Pittelli alla cosca Mancuso, in particolare del boss Luigi Mancuso, nel coinvolgere un affare concernente l'acquisto del villaggio Valtour di Nicotera Marina, palesando e sfruttando il peso criminale del boss, nonché interessandosi di interagire con un esponente dell'amministrazione locale per sfruttare tutte le potenzialità economiche di questo affare. Cosa dice lui? Ci sono queste intercettazioni. Lui dice a questa società che voleva vendersi questo diciamo villaggio, che continuava a tenersi in pancia, che nessuno lo voleva. Perché non lo voleva nessuno? Perché quella è una zona che bisogna prima chiedere il permesso a chi l'ha chiesto. Sentite quello che dice in alcune intercettazioni, dice Pittelli: Nicotera Marina è una zona di influenza molto mafiosa, quando parla con questi personaggi di Milano. E poi dice ancora: e bisogna parlare per questo con il difensore di Mancuso. Ma chi è il difensore di Mancuso? È lui. Pittelli non vuole niente, questo lo dice agli altri, no? ma si fa parte diligente della vendita, che può avvenire solo se fatta a chi conosce il territorio. Cioè dice ai suoi referenti, diciamo, di Milano, che lì si può andare solo se si conosce il territorio, solo se si parla col difensore di Mancuso, cioè lui. E perché Nicotera Marina è una zona di influenza molto mafiosa. Sembra tutto abbastanza chiaro. Ecco, per il fatto di Bologna, Federico, ce lo dici veramente in 30 secondi e poi ne riparleremo magari più avanti? Un fatto che colpisce molto, un fatto al di là delle inchieste in Emilia Romagna che stanno venendo fuori, anche altri processi, ma c'è sull'inchiesta Black Monkey, il processo Black Monkey, che in primo grado aveva condannato per fattispecie mafiosa l'organizzazione capeggiata da Nicola Femia, lo stesso boss che aveva minacciato giornalista e collega Giovanni Tizian in quella celebre telefonata. Il primo grado vengono tutti condannati per 416 bis. Nel secondo grado il 416 bis cade e rimane il metodo mafioso. Nella sentenza definitiva di Cassazione rimane, diciamo, la sentenza di appello. Dunque non si è trattato di mafia. Allora dovrebbero spiegarci che cos'è naturalmente mafia, ma non siamo potuti entrare nel dettaglio. Vi leggo solo un passo della sentenza che è inquietante, o meglio, andrebbe spiegato. Per questo vi ringrazio delle trasmissioni che fate anche su questi temi. Dice la Cassazione: il fatto poi che l'associazione capeggiata da Nicola Femia intrattenesse rapporti con altri gruppi criminali di sicura natura mafiosa non può avere il significato predicato dal ricorso, perché nello svolgimento di un'attività seppur criminale come quella esercitata dal gruppo Femia è naturale correlarsi in alcune zone del paese con organizzazioni di tipo mafioso. Ecco, questo è naturale correlarsi se si fanno affari di un certo tipo e se si è, come dire, non mafiosi, come dice la Cassazione, di questo gruppo criminale, ma criminali, ma è naturale correlarsi con associazioni mafiose. Questo secondo me è un passo indietro di almeno 20 anni. Grazie a Federico Lacchi per questo suo intervento. Come sempre, tanti sono gli argomenti che abbiamo cercato di raccontare, e si parla proprio anche di carte, quindi di documenti che devono essere spiegati. Lui lo sa fare molto bene, per questo ti abbiamo volentieri a Made in Bo Radio TV. Federico, buon lavoro e a presto. Ciao Federico. Grazie a voi. Ciao bene. Paolo, ciao Moreno.